Siamo a Via Pisciceli, angolo con Piazza Muzzi, conosciuta come meglio Piazza Arenella, in prossimità di uno dei parcheggi pertinenziali sotterranei realizzati in fase di realizzazione al Vomero. Siamo qui perché il palazzo, del civico qui 18 in pratica ha subito dei cedimenti che sono visibili anche ad occhio nudo avvicinandosi al palazzo. In pratica questo primo palazzo più, che potete vedere di colore chiaro, in pratica è fatto di tufo e si sta lentamente discostando invece dal palazzo che ospita anche al piano terra il Cinema Vittoria. E siamo qui perché purtroppo già si erano verificati alcuni cedimenti tempo fa che siamo venuti a documentare e come Movimento 5 Stelle, assieme al Comitato Civico Vomeranella e l'Associazione Nazionale Studenti, avevamo intrapreso qualche anno fa e anche nei mesi scorsi delle, diciamo, battaglie per far sì che i cittadini del Vomero e dell'Arenella e anche di tutta Napoli potessero decidere in materia ambientale e quindi esprimere un parere sulla realizzazione dei parcheggi, cosa che in realtà poi non è avvenuta. E quindi abbiamo, insomma, non ci siamo mai opposti alla realizzazione, ma fondamentalmente all'utilità che avevano questi parcheggi. E dove abita? Io abito al quarto piano stato. Quarto piano di un palazzo là? Sì, questo qua, questo. Questo qua. Sì, qui prendono i mobili di sera. Io devo lasciare i mobili aperti per non sentire il. Ma quando passano gli autobus, signore? Principalmente quando passano gli autobus, ma anche le macchine. Ma questo prima che il cantiere prima si aprisse succedeva lo iniziassero i stesso? lavori si stava bene. Poi hanno iniziato i lavori e non si è capito niente più. Hanno aggiustato la strada perché se ne scese e si fermarono questi. Adesso sta incominciando di nuovo. Mia figlia dice: mamma, io devo aprire i mobili perché non ce la faccio a stare. L'ingegnere. Qual è? Perché chi ce l'ha detto che non fanno niente? Chi gliel'ha detto, voglio sapere. E mo glielo andiamo a chiedere. Io sto al quarto piano. Oh, dai, ho lasciato di dire che ogni cosa dipende dal cantiere. Allora, io perciò l'ho chiesto i condomini iniziassero a avere i propri dissesti. Evidenziate, guardate, questi sono dissesti, che li abbiamo accertati. Chiedete al RUP, all'ingegnere Dario, all'ufficio Fognatura. Poi c'era una Fognatura, poi c'era un'altra Fognatura. Quindi se ognuno inizierebbe a aggiustarsi le proprie fogne, poi passiamo al resto. La signora diceva che prima che iniziasse l'opera dei cantieri tutte queste vibrazioni non si sentivano. Perché devo dire che no? È possibile che ci sia cioè, una connessione tra lo scavo. Allora, guardate, per quanto riguarda noi, che abbiamo il monitoraggio dell'università, siamo disposti a consegnare la tecnica. Certo. Basta, non è un altro. Però il fatto che un cittadino, una signora, anche da altri, perché arrivano le mail, raccontano di vibrazioni, secondo me è un dato da considerare. Tu sei un consigliere o un giornalista? Consigliere. Mi sembra strano quello che stai facendo. Perché ci Perché raccolgo dati di questa situazione, perché a volte raccontarli e scriverli. No, sono Mariano qua. Vabbè, il Movimento 5 Stelle lo conosciamo bene che è contro i parcheggi, quindi fratello caro, guarda. No, io cioè, sto. Se qua siamo contro ogni. Quindi fratello caro, guarda. No, io cioè, sto. Se qua siamo contro ogni iniziativa, cioè ce la paghiamo con i parcheggi. La domanda non è se io sono a fuori, la signora è venuta e ha detto che allora, sente le vibrazioni, tutto qua. Sento le vibrazioni, anche io le sento le vibrazioni. No, abito, no, abito da 40 anni qua, le sento da 40 anni. Vieni a casa mia e te le faccio sentire, abito là. Scusa, che ti devo dire? Allora, vuoi dare la colpa al parcheggio? Da imbecilli gliela potete dare. Da imbecilli, non da persone serie. Ma le pare che se una persona dice che prima i mobili non si muovono e poi i mobili si muovono. Oggi insieme a me c'è anche
Antonio Di Gennaro, se ci vuoi dire qualcosa. Sì, eccoci qui ancora una volta, io sono appunto Antonio Di Gennaro della Studenti, insieme all'amico Giuseppe Rondelli del Movimento. A proposito di quanto ha ricordato, no? Sul fatto della situazione ambientale, noi ricordiamo l'amico Giacomo Bonomo, il quale ci ha ricordato anche, lo ha ricordato anche in riunioni fatte in municipalità, l'importanza, diciamo, della convenzione di Aarhus, con la quale assieme ai cittadini andrebbe stabilito, diciamo, quali sono le opere necessarie per il territorio, ed anche perché c'è comunque la necessità della massima trasparenza anche dal punto di vista, appunto, dell'impatto che certe opere possono avere. Adesso sicuramente crediamo sia il caso di intervenire seriamente e fare una perizia e stabilire le cause con certezza che abbiano potuto provocare il discostamento del palazzo e questo cedimento. Noi in precedenza abbiamo sempre chiesto di accedere agli atti e abbiamo chiesto di visionare la documentazione tecnica, ma ci è stato puntualmente negato con vari escamotage, e quindi oggi siamo a questo punto che, insomma, sembra quasi triste dire l'avevamo detto, però non è che l'avevamo detto, ma è triste vedere che sta succedendo. Noi in questo momento oggettivamente non possiamo dire che dipenda dalla costruzione del parcheggio. Fatto sta che sin dal primo momento, sin da quando si è cominciato a mettere mano a questo scavo, si sono verificati dei cedimenti sia lungo la carreggiata della strada che vediamo di fronte, sia poi si aprì proprio una voragine all'ingresso del civico successivo a questo su Piazza Renella. Adesso vediamo, proprio in prosieguo di un avvallamento che tempo fa si è fatto in quell'incrocio, praticamente vediamo il cedimento del marciapiede che appare completamente avvallato, e quindi praticamente ci sono una serie di strane coincidenze. Noi sappiamo che per fare queste opere, appunto, tra le altre cose andrebbero fatti degli accertamenti geologici, la documentazione non c'è stata mai presentata, è stato detto che sempre che era tutto a posto. Noi sappiamo che adesso l'assessorato è tenuto da una persona che ha dimostrato sempre grande capacità di dialogo, e cioè l'assessore Anna Donati. Le chiediamo a questo punto di avere il coraggio di far sospendere i lavori di questo parcheggio, di convocare, diciamo, le parti interessate in una sorta di conferenza di servizi, di vedere se da che cosa dipende quello che è accaduto e se è il caso di continuare sulla strada delle realizzazioni di questi parcheggi pertinenziali. Vogliamo soltanto dire che, appunto, si è deciso dopo che sono passati ormai 7 mesi dall'insediamento di questa giunta di sospendere il piano per 12 parcheggi pertinenziali che andavano realizzati. Ancora, cioè, non si è riusciti a capire se sono necessari oppure no, se si possono fare oppure no, e poi, diciamo, stranamente per quelli che si stanno realizzando, che facevano parte della stessa origine del commissariato straordinario, dice no, si può anche andare avanti. Perché? Ce lo dice assessore Donati? Il signore fa cose serie. Vabbè, se vuole il signore a partire, perché perciò dice di no? No, ma e poi se ne sta scendendo pure la strada. Ma voglio capire praticamente, io ho un lesione interna, il vigile del fuoco ha detto che praticamente su quella zona del negozio non ci devo camminare. Ma voglio arrivare a capire. Se mi firmano con sgombero io me ne vado, però mi dicono è a rischio e pericolo mio, voglio capire, ma qual è la situazione che devo fare?